con l'assessore Cardinelli alla consegna dei lavori del nuovo ponte che unirà il quartiere di Monticelli alla zona della Picena Prodina. Un'altra diciamo promessa mantenuta, lo avevate comunicato nel corso della legislatura, che questo progetto è un progetto importantissimo, e questa mattina poi ci sarà anche il ministro che parteciperà a questa consegna. Promessa mantenuta, poi ha fatto un altro fiocco, no? Possiamo dire così? Sì, salve, buongiorno. Oggi giornata importantissima per la città di Ascoli Piceno, per l'amministrazione comunale che, come in tante altre situazioni, ha ottemperato a quello che erano il discorso delle promesse fatte in campagna elettorale per la città. Oggi consegniamo ufficialmente all'impresa aggiudicataria dell'appalto il secondo straccio della realizzazione del ponte di Monticelli, un lavoro molto importante dal valore economico di 9,7 milioni, che collegherà l'asse di Monticelli con la Picena Prodina. È stato, diciamo, un percorso molto arduo, fatto e coinciso anche da diverse problematiche che nel corso di questi anni siamo riusciti a risolvere, e siamo veramente soddisfatti del lavoro portato a casa, a compimento, e questa è la motivazione per cui oggi c'è la consegna ufficiale del cantiere. Ecco, assessore, tempistiche come sono? Cioè, quando è che gli ascolani potranno usufruire di questo importante snodo viario? Allora, da computo per la gara d'appalto praticamente parliamo di un intervento dalla durata di 450 giorni, che comunque noi siamo abbastanza fiduciosi, e cercheremo, insomma, di, salvo imprevisti chiaramente, di portare a compimento nel minor tempo possibile. Cosa cambia questo ponte per Monticelli, ma per tutta la viabilità cittadina? Beh, sicuramente ha l'importanza di andare a alleggerire soprattutto quello che è l'asse centrale in un quartiere ormai diventato il più popoloso, no? Della città di Ascoli Piceno. Quindi, andando a realizzare questo snodo, permetterà sicuramente l'agevolazione dal passaggio da un versante all'altro della città, e alleggerendo così quello che sono i carichi di flussi veicolari all'interno del quartiere di Monticelli. L'abbiamo vista soddisfatta? Beh, diciamo proprio di sì, perché comunque è stato veramente un progetto molto molto impegnativo. Ci sono state, come dicevo prima, delle variabili che comunque prontamente siamo stati in grado di risolvere, ed ecco perché comunque ho, diciamo, detto all'inizio che per gli ascolani oggi era una giornata.